grande partecipazione anche in Abruzzo degli studenti che sono scesi in piazza per chiedere una riforma radicale della scuola pubblica. La mobilitazione nasce dalla necessità di affrontare le molteplici criticità che caratterizzano il sistema scolastico regionale, aggravate da politiche ritenute poco attente alle esigenze della popolazione studentesca. Per questo motivo è anche nata una piattaforma regionale Vogliamo Potere per un Abruzzo diverso, per porre al centro del dibattito politico e pubblico la situazione delle scuole nei territori abruzzesi. È una manifestazione per portare in piazza tutti i problemi che ci sono all'interno di tutte le scuole. Qua oggi ci sono ragazzi che rappresentano tutte quante le scuole, anche della provincia abbiamo visto, e parleremo di tutto quello che sono i problemi di edilizia, dei trasporti, degli stessi studenti, del diritto dello studente, perché stiamo vivendo in una situazione dove il nostro diritto sta venendo a mancare, dove ci trattano come se fossimo delle pezze, dicendoci che noi saremo il futuro, cioè se noi che siamo il futuro Non siamo trattati in modo da poter veramente diventare il futuro, allora di che futuro parliamo? Anche l'Unione degli Universitari di Teramo ha preso parte allo sciopero per denunciare le criticità dei servizi pubblici, con un particolare focus su trasporti, edilizia e diritto allo studio. Sì, gli aumenti di quest'estate sono stati una batosta non indifferente, hanno seguito aumenti tariffari dei prezzi del trasporto su rotaia, che saranno annuali con l'adeguamento all'inflazione per un accordo tra la Giunta Marsilio e Trenitalia. Qui mancano degli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale. Da anni abbiamo chiesto il potenziamento del servizio delle corse serali per il collegamento con le Parco e con Piano Daccio, che sono le due sedi principali dell'università qui a Teramo. Non abbiamo ancora risposte, mancano ancora i fondi per le borse di studio. Sarà un anno problematico, sicuramente considerato anche il taglio dell'FFO che c'è stato a livello nazionale.